Salone del 500, quindicesima edizione del premio AXE. Siamo con il suo presidente che ci dirà due parole sul grandioso successo di questa manifestazione, il Salone dei 500 straripa di persone. Beh, la quindicesima edizione già parla da sola, abbiamo avuto una grande partecipazione da tutta Italia per questo premio di poesia dedicata alla libera partecipazione di tutti gli associati ma anche dei non associati. L'AXI sono 15 anni che si cimenta in questo premio, diamo la possibilità a tutti di partecipare, ma soprattutto ci rendiamo conto che in un momento particolare di crisi dove non c'è più il dato a nessuno di sognare molto, forse con la poesia si riesce ancora a capire lo stato d'animo dei cittadini, lo stato d'animo di quelli che partecipano. Questo è un evento importante anche perché in occasione di questo evento noi svolgeremo una cerimonia di riconoscimento ai Vigili del Fuoco di Viareggio che sono intervenuti quella notte famosa quando c'è stato il deragliamento di quel treno e i quali Vigili del Fuoco hanno scritto un libro per quella notte e quindi anche loro sono dei scrittori in un certo senso e quindi daremo a loro un riconoscimento. Da tutta Italia, tutte le età partecipano con questo riconoscimento grandioso ai Vigili del Fuoco e quindi un augurio per la 16ª edizione che sia ancora di maggiore successo. Grazie, ma sicuramente la 16ª edizione la cureremo sempre in un modo migliore, migliorando anche le prestazioni, ma soprattutto rendendosi conto che attraverso la partecipazione, attraverso la possibilità di dare ai cittadini, agli associati, la voglia di sviluppare le loro idee, di scrivere e di pensare anche in nome e per conto degli altri, è un elemento in più che l'associazione si pone come obiettivo, partecipare per governare anche il processo di crescita. Certo, è stato provato appunto che scrivere aiuta molto le persone in difficoltà, aiuta anche la società, anche questo libro è una testimonianza di solidarietà che fa parlare sia l'AXI, sia i Vigili del Fuoco, sia la comunità delle famiglie che è stata duramente provata e che attraverso questo libro può ritrovare il sorriso e la voglia di ricominciare. Grazie Presidente. Grazie a voi.